È dietro di noi. Ragazzi, è cominciando a veloce, eh? Sì. Puoi dirmi che cosa hai appena detto? Con la tavola? Dietro! Sì, sì, dietro! Dietro, raga! Mamma mia, ragazzi. Ciao. Ciao. Quanti siete? Raga, quanto cazzo sta andando veloce lo Spectra! Oh, rosso. Guarda lo Spectra! Mamma mia, ragazzi. Quanti anni hai? Tre! Ma cosa, raga, dai, ragazzi! Lo Spectra! No, vabbè, raga. Raga, mi sa che ha tirato... questa stronza, ha detto? Sì. Oh, che è successo? Che è successo? Il faretto dietro, raga, si è spento. Il faretto si è spento? Porca, porca miseria! Ragazzi, il faretto. Che cos'hai spento? Faretto! Faretto, raga! Oh, no. Ha detto faretto! L'hai spento tu? Certo? Certo! Certo! Oh mio Dio! Oh porca... No, io con voi non ci credo. Ok, allora, Giallo, adesso che abbiamo appena terminato la seduta, anzi, abbiamo appena terminato una seduta pazzesca, andate a vederla sul canale di Gianluca, sul canale di X-Packard. Qua abbiamo la tavola Ouija e dopo averla utilizzata adesso andiamo a purificare gli ambienti. Dopo tutto quello che è successo, visto che è stato veramente assurdo. Sì, ma anche purificare la tavola, perché devo dire che... Io penso sia stata la mia seduta più paurosa abbia mai fatto. Cioè, anche perché io in un luogo abbandonato non l'avevo mai fatto, quindi... È assurdo. Mamma mia. Beh, anch'io. Anche lui, credo. Mamma mia. Allora, raga, andiamo a utilizzare un incenso di purificazione. Tutto qua. Accendi lo Spectra. Accendo anche lo Spectra. Abbiamo lasciato la tavola lì apposta, Sì, eccola qua. Ah, ovviamente, come avrete visto anche dal video comunque mio, lì fino all'ultimo lo Spectra si illuminava. Invece adesso... Dammi la planchetta, Giallo. Sì, eccola qui. Cucchio, come la metti, Giallo, vieni, abbassati. Mo, vieni qua. Ok. Sempre rigirato. Ok. Noi ti ringraziamo ovviamente per aver comunicato con noi. Per non averci fatto del male comunque. Perché esatto. Comunque è servita, perché abbiamo saputo molte cose riguardo all'indagine che abbiamo fatto prima. Sì. Davvero è stato strautile questa seduta, anche perché Raven diceva le stesse identiche. Ora non voglio spoilerare troppo, però era troppo combaciato davvero. Allora, questo qua è un incenso esorcistico. Ora, a quanto abbiamo capito, lei era realmente una strega. Sì. Quindi, detto dalla tavola e dal Reverend. Esatto. Quindi noi adesso stiamo utilizzando il suo stesso metodo. Esatto. Che utilizzava probabilmente lei per fare le purificazioni. Sì. Quindi vedi che anche noi siamo volendo dalla tua parte. Esatto. Che cos'era? Okay. Cos'è? Un urlo? Ho sentito l'urlo lì e si è illuminato lo Spectra. Sì.
cos'era? Ok. Cos'è un urlo? Ho sentito l'urlo lì. Che cos'era? Ok. Cos'è un urlo? Ho sentito l'urlo lì. Tu non devi più stare qui. Devi andare da un'altra parte. Perché oggi comunque a trovare noi dobbiamo comunque stare calmi a saper parlare per bene, ma giustamente può succedere magari che fanno dei riti, come giù ci sono delle candele, può essere qualcosa di molto pericoloso, sì, e di cattivo, sì. Quindi... Sì, beh, perché in questi posti alla fine viene tanta gente anche a fare... Sì, purtroppo. Sì, quindi... Secondo me dovresti provare ad andare in un altro posto, ad andare oltre. Sì. Ci hai mai pensato? In questo momento raga sta facendo... Però sai cosa voglio dire io? Scusa se ti interrompo. Niente. Se lei era veramente così cattiva come si racconta, no? Perché ci ha fatto andare sul goodbye? Si è illuminato. Esatto, bravo. Cioè, capito? Hai fatto un'osservazione giustissima. Io ho fatto, raga, tantissime sedute e quando non vogliono non ci fanno andare. Allora, il fatto che la planchetta si muovesse veramente in modo anomalo, in infatti modo veloce, si sta eliminando, eh? Può essere il fatto che lei abbia tanta energia e perché ci troviamo comunque in Calante. Esatto. Lo abbiamo detto anche prima. Sì, 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 sì. Ti sta dando un po' di sollievo questo incenso? Cos'è sti suoni? Guarda. Si illumina. Ti sta purificando? Ti fa del bene? Hai visto? Sì. Si è illuminato. Ok. Perché danno un'immagine sbagliata, danno questo nome strega e viene definita una strega cattiva, ma non lo è. E ci sta che magari tu sei... hai un atteggiamento più difensivo, un po' più... Ci ha dato sempre dei segni, ma non è che ci ha... Tipo albanti, ci graffiarono. Sì, bravo. Qui, segni, c'è neanche un sasso che l'ha detto anche la tavola, ma per terra, sì, mai a nessuno ha toccato. Invece albanti, visto? Graffi, sangue... Ma poi anche il fatto che abbia spento il faretto, che era sì, proprio lì dietro, no? Aveva energia, questo fa ma capire comunque... No, non è che aveva energia, lei ha risucchiato l'energia e di conseguenza ha spento il faretto. Sì. Cioè non ha spento il faretto come azione, non è esatto, ma è stato un conseguimento. Certo. Ok, di un'azione, ovvero risucchiare l'energia. Che c'è? Che è successo? Che c'è? Ho visto come se cadesse una goccia d'acqua. Raga, ma... No. Stai piangendo? Sì, si illumina. Ancora? Ti sei... Raga! Sì, ma come? È vero. Sei tu che piangi? Ma raga, ma... Ci sono le stelle fuori, non piove, anche se piovesse c'è il tetto, no. Raga, io... Vi chiedilo, giuro. Perché si è illuminato prima. Stai piangendo? Sono le tue lacrime? Cazzo, raga. Raga. Si è illuminato fino al rosso. Ti stai commuovendo per... Sì, emozionando, esatto. Sì, ti stai emozionando perché stiamo dicendo la cosa giusta. Nessuno ti ha mai capita. Raga, io non lo so, io... Porca miseria. Io farei ancora Raven. Perché prima l'abbiamo utilizzato con la tavola. Ha detto, guarda, vuole parlare. Ha detto Raven, si è illuminato. Sì. Facciamo il Raven... una sessione e chiudiamo, esatto. Vediamo se riusciamo a dare e pace. E quella lì togliamola, almeno si lascia in pace. Vediamo se riusciamo a dare pace a quest'anima una volta per tutte. Tre, due, uno. Ho sentito anch'io. Vero? Sì. Allora. Strega. Stavi piangendo prima? Ancora, si è sentito piangere? Sì, sentito. Sì. Allora, mentre stavamo preparando il Raven, abbiamo sentito dei mugugni provenire proprio da qua. Sì.
Eri tu? Sì! Sì. Ma era un pianto di felicità? Ma era dispiaciuto. Ecco, no, però... come mai piangeva? Eri, sei dispiaciuta? Per? Non vuole dire tipo della mia vita, per la mia vita. Non c'è. Ma secondo me perché è dispiaciuta? Perché magari è una signora qualunque. Bravo, però aspetta, non ho detto bravo. Io lo so, dicendo, lo so cosa stavi dicendo. È una persona che comunque tutti la definiscono strega, capito? Sì. Magari è per quello. È vedi? Guarda lo spettro! È per... Sì. Ha detto giusto Gianluca? Sì. Guarda, mi sai dire il suo nome? Dillo bene. No. Continua a dire Ouija, ma perché secondo me hai portato la tavola. Sì. Ma dimmi il suo nome. Mamma mia. E invece... Va bene. E invece... Il suo nome... Minchia, questo era chiarissimo, Ra? Sì. Ma chiaro, ha detto in due volte, ha detto Sa, sì. Poi ha parlato Giallo e poi ha detto Ra. Giuro, non perché so. Già quando ha detto Sara, cioè quando ha detto Sa, si capiva. Sto facendo un discorso. Sai dire il mio nome? Dimmelo bene. Chi era? Hai sentito? Fatto raga, ma l'avete sentito? Puoi dire il mio nome, per favore? Ma perché sto suono? Dì il mio nome. Fabio! Sì. L'ha detto. Ok, vedi. Allora, conosci Gianluca. Sai il nome di Sara. Sai il mio nome. Ormai ci conosci. Prova a dire il tuo nome. Emma? Emma? Io raga ho sentito Emma. Ma è già la seconda volta lo dici. Puoi dirmi bene il tuo nome, per favore? Emma. Oh, Emma, ragazzi, l'ha detto tre volte. Emma! Dimmi. Sì. Cosa c'è? Anche un po'. Puoi dirmi come sei morta? Per favore, lo stiamo facendo per te. Volevo. Oddio. Dimmi come sei morta, per favore. È come se avesse paura di dirlo. Cioè, è come se... Fune? No? Sei impazzito. Tu sei impazzito. Come sei morta? Io, raga, continuo a sentire fune. Fune, anche te? Te lo ricordo. Io a me sembra quindi, però... Lei. Cosa è successo? Batteria morta. Morta? È caduta tutta. L'ho appena caduta. 5 minuti fa. Si è spento tutto? Sono zero. Va del monitor? Monitor acceso, ma la... Solo in rec. Ah, proprio... Ah! Proprio andata giù. Cioè proprio. L'ho messa 5 minuti fa, eh. Sei tu che hai assorbito la batteria? Sì. Allora, visto che hai preso energia, puoi dirmi come sei morta? Sei morta impiccata? Questo incenso ti può aiutare. Può aiutare le energie positive che sono qui.
andare in un posto migliore. Voi volete andare in un posto migliore? Via. Via. Ci stai mandando via? Giù. Ciao. Giù. Giù. Ciao. Ci stai mandando via? Capito? Ovviamente sì. È normale, essendo in calante, queste energie oggi sono forti. Sì, guarda! Infatti. Di sicuro ci sono basta per aiutare Emma. Certo. Allora, noi adesso ce ne andiamo. Sì. Raven, noi ti ringraziamo per aver parlato con noi. È stato un piacere. Anche per me. Però chiudiamo qua la comunicazione. Non ci devi seguire, va bene? Ciao. Ciao. Ok. Ciao. Allora raga, ragioniamo un secondo. Ok. Ma che immagine, raga, cioè, che villa. È stata bella tosta. Sì. Mamma mia. Abbiamo capito che alla fine è una strega. Sì. Cosa più importante, abbiamo capito che lei è ancora qui. E che non è cattiva alla fine, non è una strega, no, di quelle. No. Esatto. La tavola ha veramente dato delle risposte assurde. Sì. Anzi, vi invito sul canale di X Packard a vedere la sessione con la tavola, perché pazzesca. È stata pazzesca. Che poi si ricollega anche alla prima indagine, quindi. Esatto, che si ricollega all'altra prima indagine. E quindi, raga, che dire? Io sono soddisfatto, anche se non siamo riusciti a dare una mano a questa entità. Magari credo che non sia neanche pronta ad andare in un posto migliore, perché okay, le anime. Ma magari anche perché comunque, visto che lei è stata qui, è perché questa è casa sua e vuole restare qui. Esatto. Capito? Ci vuole quindi tempo. Sì, esatto. Ci vuole già tempo. Comunque capire il nome, capire che non è una persona negativa e tutto. Esatto. Comunque serve. Per quindi queste cose ci vuole tempo e le entità devono essere convinte a voler passare oltre, certo, e andare sì, da sì, un'altra sì, parte. Sì. Quindi secondo me ci vuole ancora un po' più di tempo e sicuramente un po' più di purificazione, anche perché... Guarda, è di nuovo purificazione. Purificazione. Perché questo incenso a questi ambienti ha fatto solo che bene. Certo. Quindi secondo me mi viene da dire che noi questa sera il nostro per il momento l'abbiamo fatto. E anche tanto.